Siamo qui con Luca Rinaldi, presidente allenatore dei Murano. Allora Luca, l'anno scorso un inizio così così, quest'anno al secondo posto. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto qualche problema di organico, qualche problema di amalgama, allora abbiamo dovuto prendere la triste decisione di ritirarci al campionato di Serie A. Giustamente quest'anno ripartiamo dalla Serie B con un organico ringiovanito, con più entusiasmo, entusiasmo in parte derivato anche da aver fatto un torneo in Ucraina quest'estate, torneo che è andato molto bene, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista extra sportivo, molto divertente, tutto bel ambiente. Un buon inizio anche per quanto riguarda poi la classifica marcatore, infatti il tuo giocatore Edoardo Coccia è capocannoniere con 6 reti. Sì, Coccia si è distinto per aver segnato tutte e 6 le reti in un'unica partita, tra l'altro. Questa sera gioca, sarà punta a fianco a Luca Bianchi e speriamo che si ripeta. Quindi tanti giocatori nuovi, immagino anche magari un modulo nuovo, un modo diverso di giocare rispetto alla passata stagione. Sì, noi ci ispiriamo al grande José, per cui rombo a centrocampo e due punte con gli esterni che fanno tutta la fascia. Ricordiamo Luca, peraltro tifosissimo dell'Inter, o sbaglio? E vicepresidente dell'Interclub Murati Dentro. Fantastico. Questa sera partita col Prodezza abbastanza insidiosa, infatti Prodezza a metà classifica rispetto all'anno scorso. Sempre parlando chiaramente del Prodezza, una partenza migliore, quali insidie può trovare la tua squadra questa sera? Non conosco gli avversari, li temiamo e li rispettiamo tutti, cercheremo di dare il massimo, anche se abbiamo parecchie defezioni, siamo contati, ma comunque daremo il massimo. Modulo di questa sera? Penso un 4-4-2 classico. 4-4-2 difensivo? Contenitivo o offensivo? No, un 4-4-2 offensivo con uno dei due centrali più portato a offendere che a difendere. Ora, fantastico, ringraziamo Luca Rinaldi per la disponibilità e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie a voi. Grazie a te, buona serata. Eccoci qui sempre al Baggio Secondo, nell'immediato prepartita, Prodezza Murati Dentro. Nostri ospiti, allora il mister del Prodezza, Luca Fidone, buonasera Luca. Buonasera. Ed il rifinitore, sempre ovviamente del Prodezza, Gabriele Grassi. Buonasera a tutti. Allora cominciamo ovviamente dal mister. Allora mister, l'anno scorso Prodezza sempre comunque in fondo alla classifica, purtroppo quest'anno un inizio migliore, quindi Prodezza a metà classifica a 6 punti. Molto bene, sì, finalmente la squadra comincia a ingranare, finalmente il campionato 11 comincia a essere nelle nostre corde, cominciamo a prendere le misure col campo e cominciamo a prendere le misure tra di noi. Anni passati sono stati caratterizzati da un nostro impegno per vincere anche contro la sfortuna e comunque contro delle squadre che erano più avvezze di noi a giocare a 11, invece quest'anno con la grinta che sempre ci contraddistingue stiamo riuscendo ad avere dei risultati migliori, perché comunque siamo un gruppo che ci crede, siamo amici, questa è una caratteristica del Prodezza che ci tengo a rimarcare, perché il Prodezza è una squadra fatta di amici che sono uniti dalla passione per il calcio, quindi non abbiamo altri vincoli di tipo aziendale, piuttosto che non saprei, in senso anche amico chi. Allora Gabriele, quindi nuovo mister, una nuova posizione in campo. Ma guarda, l'anno scorso sono partito che facevo l'esterno di sinistra. Diciamo che sono un po' un tappabuchi perché corro, quindi correndo tanto e giocando bene la palla posso essere messo in alcuni punti. Lui lo conoscevo già, Luca, quindi sa come gioco e io e lui abbiamo un buon rapporto. Ovunque mi metta farò il mio meglio. Ecco, dando uno sguardo alla classifica marcatori, Marco Bolchi secondo con 5 gol. Marco Bolchi è il nostro grande acquisto di quest'anno, che poi definirlo acquisto è un po' uno scherzo, nel senso che Marco è un nostro amico da molto tempo, giochiamo a calcio con lui da tanti anni, lui per impegni con altre squadre non ha potuto unirsi a noi, invece quest'anno ha scelto di impegnarsi, quindi di accettare comunque una squadra di un livello che forse non è proprio quello che è lui, perché lui comunque è molto molto forte, però è un grande amico, un grande acquisto, siamo molto molto contenti di averlo finalmente in squadra con noi e sono molto contento quest'anno di rivestire il ruolo di allenatore e di potermi usare come pedina anche Marco.
Questa sera come scenderete in campo? Con quale modulo? Partita abbastanza difficile visto che affrontate i Morati dentro, che sono secondi in classifica a 11 punti, quindi 5 lunghezze più di voi. Affrontiamo i Morati dentro, affrontiamo loro come tutte le altre squadre con la solita grinta e la solita voglia comunque di vincere, di impegnarci e di divertirci. Probabilmente useremo un classico 4-4-2 che però è facile che si trasformi in 4-3-3 piuttosto che 4-5-1 a seconda delle necessità appunto della partita. Io quindi partirò con un modulo molto classico e standard che la squadra conosce bene, e poi i ragazzi abituati alle mie follie saranno pronti ad adattarsi ai moduli che a seconda del risultato, a seconda della piega che prenderà la partita, dovranno vedere e decidere. A te invece, Gabriele, chiedo l'umore dello spogliatoio nell'immediato prepartita. Beh, la partita è sentita, nel senso abbiamo iniziato bene e sappiamo che dobbiamo fare risultato, anche perché questa è una delle squadre più forti che dobbiamo affrontare. Il Pacini già lo conoscevamo, l'abbiamo affrontato, se non mi sbaglio, due settimane fa. E Morati dentro, Sì, no, parlo della prima in classifica. Questa qui è una partita che sentiamo, quindi siamo tutti tesi, mettiamola così. Quindi pronti a dare il meglio e soprattutto supportati dal vostro pubblico, che diciamo in ambito Sportland è uno dei più caldi e dei più, come dire, folcloristici. Diciamo che negli anni si è un po' diramato questo. Da 20 che eravamo, siamo arrivati in una decina. 20 che eravate perché gli altri sono nel frattempo scesi in campo o perché ci sono state defezioni? Alcuni sono scesi in campo, alcuni per il freddo, per altri impegni. Alcuni sono diventati allenatori, capocurva, lui era capocurva e è diventato allenatore. E no, alcuni giustamente poi hanno altri impegni, quindi non possono seguire la squadra. I giocatori più in forma nella tua squadra per questa sera? I ragazzi sono tutti in forma, sono tutti sicuramente grintosi e molto plastici. Il problema è che qualcuno di noi ha avuto dei piccoli problemi fisici, dei piccoli acciacchi, però per loro c'è un pensiero speciale che comunque voglio riservare alla partita. Ultima domanda, Gabriele, cosa ti senti di promettere al vostro pubblico per questa serata? Il mister mi suggerisce 2 gol. Niente, io scendo in campo come al solito e do l'anima. Se riesco a segnare, meglio ancora. O se riesco a far segnare più di un gol, tanto meglio. Allora, ringraziamo Luca Fidone, mister del Prodezza. Grazie. Grazie a voi. E ringraziamo il trequartista Gabriele Grassi. Alla prossima. Grazie a voi.